Benvenuti in questo nuovo video di sessione privata. Andiamo subito a vedere il video. Bene, ora passiamo a Grazia. Vuole sapere di suo padre, Angelo. Allora, Angelo, caro Angelo, sei qui? Ci sei? Qui dice, qui bere, parlato, qui spiega che parla. Bere lo vedremo più avanti il suo significato, insomma. Oggi c'è solo, risponde già alla domanda che porrò più avanti, che lui è venuto. Ed è venuto da solo. E dice che è un poco sordo. Dice che è un poco sordo. Eliminiamo questo. Molto probabilmente aveva una certa età quando è andato di là, e ancora si deve, secondo me, abituare al suo nuovo stato di essere, insomma, e molto probabilmente non ci sentiva bene ancora. Adesso non ci sente bene, però sicuramente questa cosa sparirà. Ecco, e dicono: Oh, qui Michele detto. Non so se è il Michele che conosco io. E qua dice qualcosa di particolare. Non so se è riferito alla sordità o altro. Poi, boh, non lo so io bene o male che cosa sta a dire. Se è un Michele, è presente nella tua famiglia, grazie, o no, o se è un Michele che conosco io. Perché molto probabilmente la questione di Michele è legata a una cosa mia con un'altra persona, insomma, se è questo Michele, se non è questo Michele e fa parte della tua famiglia, insomma. Le sessioni stanno diventando sempre più complicate perché entrano dentro anime che vogliono dire la loro opinione, la loro idea, la loro motivazione, il loro vedere, insomma, ecco. Angelo, senti, sei con dei tuoi familiari? E domanda precisa di Angelo, che è sceso da solo oggi, dice che sono in sei, nella luce, ecco, insomma. Perché poi adesso dice che parla il capo. Adesso andiamo a sentire questa cosa un po' particolare. Parla il capo. Parla il capo, cioè penso che sia il capofamiglia, ecco, insomma, di questo ramo familiare, insomma, ecco. Dice Maria, non so chi sia Maria. E qua dice chi può fare tu? Anche questa cosa. Non so che cosa vorrebbe dire perché poi ci sono altre interazioni particolari. Questa è una sessione veramente particolare e strana perché adesso andiamo a sentire altre cose, insomma. C'è questa Maria. Chi può fare tu? È rivolto a Grazia? Non so, boh. Dice, qua dice, libera, son qui. Io penso che lo sta dicendo a Grazia, però dice una cosa particolare subito dopo, sei sua. Intende a tuo marito, a tuo compagno? Non so, questa cosa dovresti vederla tu, grazie. Angelo,
Segno la luce, hai bisogno di qualcosa, stai bene? Dice guarito. Guarito, molto probabilmente, non so, è passato nell'altra dimensione, penso per una malattia, e quindi lui dice che è guarito, adesso non ha più quella malattia. Poi dice vaso. Vaso, non so se ce l'ha con un vaso a casa tua o qualcosa di questo genere, o ci sono dentro dei fiori che a te piacciono. Scusate. E vedrai un tesoretto. Non lo so, qua mi parla del vaso e questo tesoretto. Che vedrai un tesoretto in questo vaso, non so, magari lui ha messo dentro un qualcosa in questo vaso di suo che ti fa ricordare lui, o non so, qualcosa di questo genere, insomma. Prova a vedere se c'hai un vaso e troverai dentro un qualcosa di suo, di tuo papà, ecco. E qua dice, fa una battuta molto spiritosa, perché dice che qua c'è poca gente, nel senso, in questa sessione ci sono tante anime che vogliono parlare, e lui dice, ah, qua c'è poca gente, insomma. Ascolta, Angelo, dai, ti lascio anche a te questi 30-40 secondi, se vuoi mandare un messaggio a Grazia, poi riascolterò perché devo ascoltare un po' il tutto. Intanto, grazie, Angelo. Un attimo, ok. Togli il vaso sopra lì, e ce l'ha ancora con questo vaso, che dice vaso tesoretto, e poi dice di togliere quel vaso sopra lì. Non so di che quale vaso stia parlando in casa tua o in casa di tuo papà, non so, però dice di togliere sto vaso, insomma, non so, ce l'ha con questo vaso, ecco. Poi vedi tu. E tuo papà dice, sono qui adesso, sono qui che ti parlo, sono qui che comunque ti voglio mandare questo messaggio, questi messaggi, e parlarti, insomma. Qua dice cotone. Non so a che cosa si riferisce, però dice cotone. Devi vedere tu, grazie, che a che cosa si sta riferendo. E qua dice passati proiettili. Proiettili. Non so che cosa intende. E qua gli dicono tu sei guarito, una guida mi dice, gli dice tu sei guarito, non so di se è passato oltre per una malattia, per qualcos'altro, però non lo so, sta sessione è veramente particolare e strana, non sapendo niente. E qua dice luce bucata, e non lo so qui perché mi dice luce bucata, perché mi fa capire che comunque non è in pieno la luce totale, cioè gli manca ancora qualcosa, perché adesso dice una cosa molto particolare, insomma, è un po' strana, come ho detto prima, sta sessione, e vediamo un po' come si svolge poi. Qua dice che ha freddo e tiene fame, e quindi non sta ancora molto bene. E la mia guida dice, dico a te, dice che qui veniva, molto probabilmente qui è passato altre volte per cercare di mandare un messaggio, ma non c'è riuscito. Adesso che l'ho chiamato, lui mi dice, qui venivo, adesso riesco a mandare un messaggio. Non so chi sia Mimmo. Se è un tuo parente o meno. E qua dice cose, c'era un UFO, non so in quale casa, non penso che sia la mia o nella tua, o hai visto una luce o un qualcosa, che tu hai visto un UFO, o in casa tua c'è qualcuno che è un UFO, è un alieno, essere bidimensionale, insomma. E qua mi dice sempre così fame. Ha sempre così fame, insomma, come mi fa capire che comunque sì, è sceso da
una dimensione un po' più alta, però come detto non sta benissimo. Grazie, grazie Angelo. E qua dice: le vedevo le rose, le vedo le rose, scusa, dice che vede le rose, magari è questione del vaso che c'ha dentro delle rose, boh, non lo so, vedi tu. E qua dice: tornare dopo, e si vede che questo è un messaggio della mia guida che dice a un'anima che vuole mandare un messaggio e eccetera, tornare dopo e subito dopo scegli me, veloce, scegli me, però scegli me, però non è che scelgo io, io ho una lista e quindi è così. Grazie Angelo. Va bene, andiamo schermo intero, c'è un cane che abbaia, vabbè, e niente, non ci sono messaggi personali eccetera eccetera, dice che vede la rosa, ce l'ha col vaso, ha freddo e ha fame, sono in sé i suoi parenti, insomma è venuto da solo questa volta, questo giro, però gli manca ancora un po' per arrivare nella luce più totale, quindi va bene così anche questa sessione, insomma, e niente, al prossimo video, ciao. Bene, ora passiamo a Grazia. Vuole sapere di suo padre Angelo. Allora, Angelo, caro Angelo, sei qui? Ci sei? Angelo, senti, sei con dei tuoi familiari? Angelo, sei nella luce, hai bisogno di qualcosa, stai bene? Ascolta Angelo, dai, ti lascio anche a te questi 30-40 secondi se vuoi mandare un messaggio a Grazia, poi riascolterò perché devo ascoltare un po' il tutto. Intanto grazie Angelo. Grazie, grazie Angelo. Grazie Angelo.